Salve a tutti, benvenuti nel canale di Passione Uncinetto. Oggi realizzeremo insieme un cestino portovetti. Guardate che carino, semplicissimo e velocissimo. Ed è stato il secondo, quindi è arrivato il secondo sulle richieste del sondaggio su Instagram che ho fatto tempo fa. Il primo è stato la gallinella portauovo. E devo essere sincera, mi avete inviato delle foto e siete bravissime, l'avete seguita alla perfezione ed oggi faremo insieme il cestino. Molto semplice, veloce da realizzare e poi lo farete dai colori che vorrete. Io oggi lo realizzerò verde e faremo il fiore giallo. Quindi farò due cestini comunque sia in abbinamento. Prima di presentarvi i materiali e metterci al lavoro, vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. In più vi volevo invitare a seguirmi sulla mia pagina Facebook e la mia pagina Instagram Passione Uncinetto e lì cercherò con dei post e delle storie di anticiparvi ciò che poi porterò qui sul canale. In più ultimamente sono anche su TikTok e quindi vi inviterei a seguirmi anche lì. Detto questo, andiamo alla presentazione del materiale. Se il video vi piace, mi raccomando, lasciatemi un pollice in su. Per questo progetto utilizzerò cotone numero 5 verde, cotone numero 5 giallo per fare il fiorellino, quindi per farlo in abbinamento, uncinetto 1,75, un paio di forbici e delle perline, delle applicazioni per inserirle poi nel fiorellino. Prendiamo il cotone e facciamo un cerchio magico. Prendiamo l'uncinetto, entriamo all'interno del cerchio e ci tiriamo il filo. Facciamo una catenella e all'interno prendiamo il filo sull'uncinetto, lavoriamo 8 mezze maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tiriamo la codina e stringiamo il nostro cerchietto. Rientriamo e ci chiudiamo nella prima maglia formata con maglia bassissima. Una catenella, filo sull'uncinetto, entriamo nello stesso punto facendo 2 mezze maglie alte nello stesso punto e quindi lavoriamo un aumento per ogni punto sottostante, quindi faremo 2 mezze maglie alte per ogni punto sottostante. Alla fine ci ritroveremo con 16 mezze maglie alte. Fatte le nostre 16 mezze maglie alte, entriamo nel primo punto formato e ci chiudiamo con maglia bassissima. Potete anche utilizzare il metodo a spirale mettendo il marcapunti. Io in questo caso utilizzerò la chiusura del giro. Una catenella, entriamo nello stesso punto con facendo la mezza maglia alta e nel punto seguente ne realizziamo 2. Quindi faremo una mezza maglia alta seguita da un aumento. Nel seguente una, nel prossimo punto ne faremo 2. Quindi questo faremo fino alla fine. Una mezza maglia alta e un aumento, una mezza maglia alta e un aumento fino alla fine.
Arrivati alla fine ci dobbiamo ritrovare con 24 mezze maglie alte. Ci chiudiamo sempre nel primo punto formato con maglia bassissima. Una catenella e nello stesso punto facciamo una mezza maglia alta. Nel punto seguente una mezza maglia alta e un aumento, quindi dobbiamo fare in questo giro due mezze maglie alte più un aumento. Quindi la prima mezza maglia alta, nel punto seguente facciamo la seconda, nel successivo facciamo l'aumento, quindi due mezze maglie alte nello stesso punto. E continuiamo così fino alla fine del giro. Arrivati alla fine ci chiudiamo nella prima maglia con maglia bassissima e qui abbiamo realizzato 32 mezze maglie alte. Ci rialziamo con una catenella, facciamo sempre nello stesso punto una mezza maglia alta e qui lavoreremo 3 mezze maglie alte più un aumento, quindi 3. Nel quarto punto realizzeremo 2 mezze maglie alte nello stesso punto. Quindi ci lavoriamo 3 mezze maglie alte più un aumento fino alla fine del giro. Arrivati alla fine abbiamo lavorato 40 mezze maglie alte. Ci chiudiamo nella prima maglia con maglia bassissima. Ora faremo l'ultimo giro per realizzare il cestino uguale al mio. Però se voi lo volete realizzare più grande o più piccolo, basta guardare la base. Quindi se lo volete più piccolo, vi fermate qualche giro prima, tipo così, o qualche giro prima. Se lo volete fare più grande, continuate con gli aumenti sistematicamente. Finora abbiamo fatto 3 maglie più un aumento, poi ora faremo 4 maglie mezze maglie alte più un aumento e di conseguenza ci saranno 5 maglie mezze maglie alte più un aumento, 6 mezze maglie alte più un aumento e così via, per allargare la parte sotto e quindi fare un cestino più grande. C'è da dire anche, se lo volete fare in cordino, già con questa lavorazione vi viene molto più grande. Se lo volete realizzare infatti con qualsiasi tipo di materiale, non c'è bisogno neanche di inamidarlo. Io il mio non l'ho inamidato e quindi regge perfettamente, però vi spiegherò precisamente come si fa anche ad inamidarlo. Però se utilizzate un cordino non c'è il bisogno. Continuiamo, detto questo, anche perché per la grandezza tutto sta alla base. Ci rialziamo con una catenella, facciamo nello stesso punto la mezza maglia alta e poi continuiamo con, ne facciamo totali 4 mezze maglie alte più un aumento. Nel quinto punto faremo 2 mezze maglie alte, quindi faremo 1, 2, 3, 4 più un aumento, 1 e 2 nello stesso punto e continuiamo così fino alla fine del giro. Arrivati alla fine abbiamo lavorato 48 mezze maglie alte. Ci chiudiamo sempre nel primo punto con maglia bassissima. Ora iniziamo la lavorazione del cestino. Quindi qui dove ci troviamo entriamo nel primo punto che abbiamo a disposizione, che è il punto stesso, la costina dietro, quindi posteriore. Entriamo direttamente e facciamo una maglia bassa. Entriamo nel prossimo punto facendo sempre una maglia bassa, prendendo la costina posteriore. Queste sono le due costine, dobbiamo prendere questa. E ci lavoriamo
una maglia bassa per ogni punto sottostante, mi raccomando, prendendo metà punto, metà costina, la costina posteriore, quindi non prendendo il punto per intero. Ci lavoriamo un punto per ogni punto sottostante fino alla fine del giro. Arrivati qui alla fine, abbiamo lavorato la metà costina, quindi la costina posteriore. Dobbiamo fare una lavorazione a spirale, quindi entriamo direttamente senza chiuderlo nel primo punto che abbiamo formato e facciamo la maglia bassa. In questo caso, dico, si nota un pochino perché abbiamo fatto la chiusura del giro, però per essere più tranquilli, inseriamo un marcapunti alla base, perché ci servirà solo per capire l'inizio. Quindi inseriamo un marcapunti alla base e ci facciamo un altro giro prendendo tutte e due le costine, quindi il punto per intero, un altro giro di maglie basse. Quindi ci lavoriamo un altro giro completo di maglie basse. In tutto devono essere due. Uno prendendo la maglia in costa dietro e uno prendendo la maglia per intero. Arrivati alla fine, guardate, ci sono questi due punti che sono. Questo è l'ultimo punto che dobbiamo lavorare, questo è il primo punto che noi abbiamo, diciamo, ci siamo agganciati per la lavorazione, sempre non chiudendo il giro. Ci lavoriamo l'ultimo punto, facciamo la maglia bassa, nel punto successivo entriamo al di sotto, quindi questo è il punto, a posto di prenderlo qui normalmente, entriamo nella parte sotto, quindi dove in questo minuto, dove nel giro precedente abbiamo fatto la chiusura del giro. Tiriamo la maglia e facciamo sempre una maglia bassa. Quindi ci siamo lavorati il punto. Andiamo nel seguente e ce lo lavoriamo e facciamo una maglia bassa. Nel punto successivo, che è questo, andiamo nel giro sotto, quindi alla base del punto basso sottostante, entriamo, ci tiriamo la maglia e facciamo una maglia bassa. Diciamo che è un punto canestro che si utilizza tantissimo nelle borse, nei cestini, proprio per l'effetto che crea. Guardate quello, questo giallo. Che effetto bellino che fa questo punto. Sono dei punti bassi presi uno nella parte sopra, quindi normale, uno quindi nel prossimo andando sotto, quindi alla base del punto basso. Il prossimo lo prendiamo normalmente, quindi prendendo le due costine. Nel prossimo, che è questo, lo prendiamo sotto, quindi fra i due giri di maglie basse e facciamo la maglia bassa. Quindi continuiamo così fino alla fine e questo tipo di lavorazione lo faremo proprio a spirale, non chiuderemo il giro. Ora ve ne accorgerete che arrivando all'ultimo punto ci verrà di conseguenza lavorare il punto, diciamo, basso allungato, lo lavoreremo sul punto basso e il punto basso su quello allungato. Quindi di conseguenza ci verrà una lavorazione uniforme senza chiusura a giro e senza quel cordoncino che magari si forma, che è un pochino antipatico. Continuiamo così fino alla fine del giro.
ricominciamo insieme questo punto. Arrivati qui alla fine, come vedete, io ho fatto il punto basso. In questo punto, nel successivo, farò quello allungato e poi ho quello del giro precedente allungato, dove lavorerò quello basso. Quindi facciamo nel punto successivo il punto allungato. Sul punto allungato di sotto lavorerò il punto basso, quindi come vedete non chiudiamo il giro, ci rendiamo solo conto che siamo arrivati all'inizio. E qui ci verrà di conseguenza perché entreremo precisamente alla base del punto basso. Tireremo il filo e faremo il punto basso. Qui che abbiamo il punto allungato, entreremo nelle asoline nella parte sopra, quindi faremo un punto basso normale. Qui entreremo nella base, si vede chiaramente. Entreremo, ci tiriamo il filo e facciamo la maglia bassa. Qui quella normale. Nel punto seguente facciamo quella allungata. Nel punto successivo quella normale, quindi ci lavoreremo sul punto basso normale la maglia allungata, sulla maglia allungata il punto basso normale. E come vedete, di conseguenza, senza fare nessun tipo di, diciamo, di calcolo o di lavorazione diversa, ogni giro ci verrà lavorato un punto basso sulla maglia allungata e il punto allungato sulla maglia bassa. È molto semplice, guardate, già si vede, si intravede la lavorazione ed è molto molto carina, soprattutto per un cestino. Quindi ci continuiamo a lavorare questi punti sempre a spirale senza chiudere il giro. Punto allungato, punto basso, punto basso allungato, io lo chiamo allungato solo perché va dalla base del punto, punto basso, entro qui alla base, allungato, qui punto basso, qui entro qui. E faccio il punto allungato. Nel successivo il punto basso e continuiamo così fino a raggiungere l'altezza desiderata. Io vi dirò precisamente quanti giri ho fatto io, però è a vostra scelta. Anche questo dipende anche da come volete voi il cestino. Se lo volete più basso, vi fermate prima, se lo volete più alto, fate qualche giro in più. Diciamo che questa è una scelta che poi farete voi in base pure ai vostri gusti. Quindi continuiamo così e ci rialziamo per il nostro cestino e ci rivedremo e vedremo esattamente i giri che almeno ho lavorato io per realizzare il mio. Ho continuato la lavorazione per 10 giri tutti con questo tipo di lavorazione più i due iniziali, 12 giri in tutto. E così mi fermo per farlo della stessa misura. In centimetri misura 4 centimetri. In giri sono compresi i due di maglia bassa, 12 giri totali. Qui ora faremo nel punto seguente, io ho tenuto conto, guardate, del marcapunti, faremo una maglia bassissima per chiudere e cominceremo il contorno come ho fatto con questo per dare quel piccolo tocco in più. Quindi faremo una catenella, entreremo nel punto seguente con maglia bassissima. Una catenella, maglia bassissima. Entreremo
una catenella nel punto seguente maglia bassissima. Quindi otterremo questo piccolo, piccolissime onde come decorazione del nostro cestino nella parte sopra. Una catenella, maglia bassissima, una catenella, maglia bassissima, e questo lo faremo fino alla fine. Arrivati qui alla fine, entriamo nel punto sotto di lavorazione e ci chiudiamo con maglia bassissima. E abbiamo terminato, guardate, tutto il contorno. Ora questo lo possiamo togliere, come vedete. Non c'è assolutamente segno di inizio e fine, quindi la lavorazione è omogenea e dobbiamo iniziare a fare il manico. Quindi ci rialziamo con 3 catenelle, prendiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nel punto successivo alla base del punto. Quindi siamo qui, facciamo una maglia alta non chiusa, entriamo nel punto seguente e facciamo sempre una maglia alta non chiusa, chiudiamo insieme, continuiamo con 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entriamo nella chiusura qui nelle asoline, dove abbiamo appunto chiuso insieme i punti, prendiamo il filo e facciamo una maglia alta non chiusa. Rientriamo nello stesso punto e facciamo un'altra maglia alta non chiusa e chiudiamo insieme. E abbiamo fatto la prima nocciolina. Questa è quella là di inizio. Sempre 3 catenelle. Entriamo in queste asoline di chiusura che abbiamo appena chiuso insieme le maglie e facciamo la prima maglia alta non chiusa. Rientriamo e facciamo la seconda maglia alta non chiusa. Chiudiamo insieme. E continuiamo a fare così. Io in questo caso farò come l'altro cestino, ne farò 7, quindi non contando questi primi 3, farò 7 noccioline di queste, quindi ne ho fatte 2, ne farò altre 5, sempre facendo 3 catenelle, entrando nelle asoline di chiusura e facendo maglia alta non chiusa, di nuovo maglia alta non chiusa. E chiudo insieme. Fatte le 7 noccioline, sempre non contando l'aggancio, pieghiamo il cestino perfettamente a metà, quindi ci deve risultare anche qui dove c'è l'attaccatura dove c'è l'attaccatura, appunto, ci deve risultare perfettamente a metà. E qui prendiamo il marcapunti e marchiamo il punto centrale, così. Dopodiché rimettiamo il cestino a posto e riprendiamo la lavorazione dal lato giusto e dritto. Qui abbiamo il punto centrale. Noi ci dobbiamo agganciare. Prendiamo il filo sull'uncinetto, ci dobbiamo agganciare al punto precedente, quindi questo. Entriamo nel punto e facciamo una maglia alta non chiusa. Sfiliamo il marcapunti, entriamo nel punto centrale, quindi prendiamo il filo, entriamo nel punto centrale
e facciamo una maglia alta non chiusa, entriamo nel punto successivo e facciamo una maglia alta non chiusa, quindi prendiamo metà. Qui chiudiamo tutto insieme e abbiamo agganciato il manico nello stesso modo come l'abbiamo fatto dall'altra parte. Scusate che ho sfilato. Ok. Sistemiamo, questo è il nostro manico, quindi se lo volete fare più grande o più lungo, basta fare qualche nocciolina in più. Tagliamo il filo, lo agganciamo all'interno della solina, così, e stringiamo. Quindi, come vedete, il punto ci risulterà come dall'altra parte e questo lo facciamo passare fra le maglie, lo portiamo all'interno della lavorazione del cestino così che lo possiamo tagliare. Allora, lo facciamo passare nelle maglie, lo portiamo qui all'interno, lo facciamo passare nella parte interna e qui poi lo nascondiamo facendolo passare in alcune maglie, così poi lo taglieremo. Il cestino ci risulterà così. Guardate che carino anche con questo manico particolare. Lo adagiamo da una parte e facciamo il fiorellino decorativo. Voi potete applicare qualsiasi tipo di decorazione, quindi potete mettere un fiocchetto, potete anche applicare un bottoncino, quindi potete comunque utilizzare il cestino così per com'è e abbellirlo come più vi piace. Io in questo caso vorrei fare, come ho fatto con l'altro, un fiorellino però giallo. Quindi prendo il giallo, perché appunto li voglio fare abbinati, e iniziamo con un cerchio magico. Entriamo con l'uncinetto, ci tiriamo il filo. E ci lavoriamo 3 catenelle. 2 volte il filo sull'uncinetto, rientriamo nel cerchio magico e lavoriamo una maglia alta doppia non chiusa alla fine. Ne facciamo un'altra, entriamo, quindi la facciamo passare nelle prime 2 asoline, nelle altre 2. E non la chiudiamo, facciamo la terza, sempre maglia alta doppia non chiusa, chiudiamo insieme 3 catenelle, 2, 3, entriamo nel cerchio magico e chiudiamo con maglia bassissima. Quindi qui abbiamo formato il primo petalo. Dobbiamo ripetere quello che abbiamo appena fatto per 5 volte. Quindi il primo l'abbiamo fatto, ora facciamo il secondo. 3 catenelle, maglia alta non chiusa, maglia alta non chiusa, maglia alta doppia, scusate, maglia alta doppia non chiusa. Ne dobbiamo fare 3 non chiuse. Chiudiamo insieme 3 catenelle, rientriamo nel cerchio magico
e ci chiudiamo con maglia bassissima e abbiamo fatto il secondo. Ora continuiamo e ne facciamo altri tre. Fatti i nostri 5 petali, prima di stringere il cerchietto, cerchiamo di tirare in fuori la lavorazione. Quindi con l'aiuto del dito portiamo il petalo tipo bombato in avanti verso di noi. Ok. Tiriamo il filo e ora tiriamo la codina. E stringiamo la lavorazione. Qui abbiamo formato il nostro fiorellino. Tagliamo il filo, lo facciamo passare nella solina e stringiamo forte. Stringiamo un altro pochino il filo d'inizio. E poi facciamo un nodino in questi due fili. Quindi poi li possiamo tagliare e inserire la nostra decorazione. Fatto il nodino. Tagliamo i fili, abbiamo realizzato il nostro fiorellino. Di questo ne dobbiamo fare un altro, io ce l'ho pronto e lo possiamo applicare al nostro cestino. Prendete o la colla a caldo o la colla per tessuti, questa è una colla in silicone. Prendiamo il cestino. Applichiamo un goccino di colla qui all'estremità. Poi applichiamo il nostro fiore. Poi voi vi regolerete come lo volete, diciamo, applicare più in sopra e più in sotto. Lo potete anche applicare nella parte davanti. Applichiamo anche l'altro, così diamo il tempo anche di asciugare. Prendiamo l'altro, lo mettiamo dal dritto, si capisce perché qui c'è il nodino che l'abbiamo legato e applichiamo anche questo. Allo stesso tempo prendiamo le perline, inseriamo sempre la colla qui al centro, prendiamo la perlina e la appoggiamo. Dobbiamo avere solo un pochino di pazienza. Se utilizzate la colla a caldo, la cosa è più, diciamo, veloce. Con questo tipo di colla si deve aspettare un pochino. Comunque applichiamo le due perline. E abbiamo terminato il nostro lavoro. Abbiamo applicato la decorazione, come vedete, questo è il cestino che abbiamo appena creato insieme. Vi assicuro, semplicissimo, guardate, e sta in piedi perfettamente, anche se non è inamidato, però vi volevo dare delle indicazioni, chissà lo volete rigido. Quindi io solitamente utilizzo la miscela acqua e zucchero. Come si fa? Prendete un bicchierino di plastica, di caffè, una tazzina, qualsiasi cosa che vi può servire per misurare. La riempite di acqua e mettete in un pentolino. Nello stesso tempo prendete la stessa misurazione che avete utilizzato con l'acqua, gli mettete lo zucchero e la mettete nello stesso pentolino. Quindi un bicchierino di acqua e un bicchierino di zucchero. Cominciate a scioglierlo, mettetelo a fuoco lento e sciogliete tutto lo zucchero nell'acqua. Quando, sempre mescolando, arrivate ad ebollizione,
che sta quasi per bollire, spegnete il gas. Lasciate questa miscela a raffreddare un pochino. Quando è tiepida, inserite il vostro cestino. Lo inserite tutto, lo fate bagnare completamente, lo strizzate e poi con le mani gli date la forma che alla fine il cestino ha e anche il manico. Lo mettete ad asciugare, per ora ci sono qualche bella giornata, lo potete mettere anche dietro una finestra. Io vi consiglio un'asciugatura, diciamo, naturale e quindi non termosifoni e cose varie. Lo fate asciugare e man mano che asciuga voi lo sistemate. Sistemate il manico, quindi non c'è bisogno che mettete una forma all'interno. Vi posso assicurare, ci vorrà 2 o 3 giorni, ma vi posso assicurare che verranno perfetti, duri e rigidi. Se volete questo tipo di, io in amido così. Poi c'è la versione acqua e vinaville. Solitamente è la stessa quantità, tranne che io vi consiglio di mettere sempre un goccino in più di vinaville. Potete spennellare, potete inserirlo sempre lì dentro e poi lo strizzate per bene. L'importante è strizzarlo in tutti e due i metodi e avrete anche lì il vostro ottimo risultato. Quindi queste sono le due versioni per inamidare i vostri cestini. Io vi assicuro che questo l'abbiamo appena fatto, non è inamidato, però guardate, è rigido ugualmente. Quindi abbiamo utilizzato una lavorazione bella fitta, quindi dà al cotone quella rigidità per poter stare all'impiedi e per non toccarsi più di tanto. Ora vi farò vedere l'inserimento, in questo caso metto della imbottitura all'interno. Voi potete riempirlo direttamente con dei cioccolattini o tutto quello che poi potete mettere all'interno, anche dei piccoli regalini. Io inserirò dei cioccolattini all'interno, così. Cercherò di inserirli. Ed è formato anche qui, guardate qui la consistenza, il cestino. Da tutte e due le parti è perfetto. E qui, guardate, insieme con l'altro. Abbiamo fatto anche un coordinato, lo faccio vedere perché ecco, non si vede bene dall'alto e sono veramente graziosi per fare dei graziosi regalini o anche per con il cellophane metterli dentro ad un cellophane e poterli regalare, fare dei piccoli pensierini. Perché no, è un'idea carina. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciatemi un mi piace al video e condividetelo, se avete delle domande da fare commentate qui sotto sulla mia pagina Facebook o Instagram Passionuncinetto, io sarò lieta di rispondervi. Io vi ringrazio come sempre di avermi seguita e vi do appuntamento al prossimo video.